Eccomi qua, buongiorno, sì, mancano 11 minuti, 10 minuti alle 13, tempaccio immagino in tutta Italia, tempaccio dovunque, tempaccio dal nord al sud, ma in Italia e nel mondo per chi ci sta seguendo, tanti amici italiani, ma tanta gente del sud che si collega con noi. Oggi è una giornata grigia, brutta, una giornata dove... vi sto parlando sotto una tenda perché sta piovendo e il tempo è pessimo. In questi giorni, ma anche in questa mattinata, ho parlato con diversi direttori di banca per capire cosa sta accadendo. Sapete che in questo momento a Nord Italia stanno bloccando l'autostrada perché praticamente i ristori, o meglio, coloro che attendono e che non riescono più a vivere, parliamo di ristoranti, hotel, alberghi, in qualche maniera pub, tutto quello che è la ristorazione e il mondo del turismo da neve, non solo, è completamente in ginocchio, stanno chiudendo tutti, ma la cosa più grave sono gli italiani che non spendono più un centesimo, le aziende sono al collasso, la stabilità del governo è lì che sta cadendo anche il governo con Renzi, una situazione drammatica, una situazione che in qualche maniera ci deprime tutti noi. Ho incontrato ingegneri, avvocati, architetti, gente che è alla disperazione, gente che non ha più economia, aziende che sono allo sbando. Ho parlato con alcuni costruttori e mi hanno detto non abbiamo più liquidità, siamo veramente rovinati. Allora io non riesco a capire, di fronte alla tragedia della pandemia, di fronte al Covid, a questo virus che sta ammazzando, che continua a creare tragedie in tante case, e Dio mio, distanze, il rispetto, i morti, tutto quello che sta accadendo. Ma la cosa incredibile è che in tutto questo quelli che sorridono sono solo i cinesi. Questi cinesi che hanno distrutto l'economia italiana e nessuno delle associazioni nazionali, delle piccole e medie imprese sta facendo nulla per dire basta a questo sistema, a questo monopolio. Hanno distrutto tutto, dall'abbigliamento agli accessori elettrici, a tutto quello che vendono all'interno di questi bazar, hanno massacrato e addirittura tengono aperti il sabato e la domenica anche quando sono chiusi i centri commerciali. Perché le piccole e medie imprese non reagiscono? Perché i commercianti non reagiscono malgrado stanno chiudendo le serrande, stanno chiudendo le partite IVA? Col nuovo anno molte imprese stanno chiudendo. Perché nessuno reagisce a tutto questo? Qual è il problema? Qual è il motivo di tutta questa situazione? Perché questo silenzio? Perché non c'è una reazione al mercato? E qualcuno dice sì, ma comprarsi i vestiti, ecco perché l'economia non funziona, ma compri i vestiti, non puoi uscire, non puoi andare in nessun posto, non c'è, e quella gente quindi è impaurita, però loro sorridono sempre, arrivano con la borsa 24 ore, con una borsa piena di denaro in banca, portano via questo denaro completamente. In Cina sono scomparse, a parte le 200-500 euro, che in Italia non ci sono e per motivi di riciclaggio, per la criminalità organizzata non ci sono né da 200 né da 500. Ma oggi in banca non trovi più neanche il pezzo da 100 euro, li hanno presi completamente loro, portati via. Cioè sono rimasti in banca i 50, i 20, i 10, i 5, ma sono scomparsi anche le pezzi da 100 euro, non ci sono più. Una cosa incredibile, questi continuano a fare il mercato, a sorridere e ad uccidere il mercato. Perché non c'è reazione dei commercianti italiani? Perché le imprese, perché la politica non difende? Perché questi possono fare quello che vogliono e non li tocca nessuno? Ci sarà un motivo, ci sarà un problema. Noi in questi giorni, da qui a 10 giorni, faremo diversi servizi sia attraverso la Facebook sia attraverso la trasmissione televisiva Articolo 21. Andremo dentro, andiamo a vedere cosa sta accadendo e lo faremo di sabato e di domenica, quando i centri commerciali, molte attività sono chiuse e questi sorridono e fanno cin cin cin, culatin, culatin agli italiani, cioè in pratica in culo agli italiani, e questi continuano a fare quello che vogliono. Ma quando vi sveglierete? Quando sveglierete le vostre coscienze?
dirigenze, imprenditori, quando veramente romperete le catene direte basta a questo sistema. Ma è un popolo italiano che subisce, non reagisce. Ma perché non reagite? Ma perché? Ah, ma scrivete, ma ha ragione Polimeni, però non si reagisce, perché? Perché non si va? Ecco, oggi c'è una protesta perché non ne possono più e hanno capito che siamo allo sbando. Siamo allo sbando, ci svegliamo la mattina e non sappiamo cosa fare. Io vi lascio al commento anche per chi ci sta guardando. Oggi con l'articolo 21, in virtù di una giornata così brutta in Italia e anche qui al sud, racconteremo un po' la bellezza del nostro territorio, racconteremo un po' la bellezza della nostra Calabria. Ma noi non ci siamo dimenticati, attenzione, del politico misterioso. E no, non ci siamo dimenticati di quei giornalisti venduti al sistema, quei servi, noi li chiamiamo sguatteri della politica. Quegli sguatteri della politica e quelli che vendono anche le notizie. Perché da qui a una settimana vi racconteremo anche chi vende le notizie. Vi racconteremo i giornali online che sono piegati a 90 gradi al sistema. Vi racconteremo quello che fanno e come campano. E chi ci lavora dentro. E vi parleremo anche dei conflitti di interesse che ci sono con giornalisti. Conflitti di interesse grandi quanto tutta la regione Calabria. Vi racconteremo di questi sguatteri io non riesco a capire cosa fa l'ordine dei giornalisti della Calabria. Non riesco a capire cosa fa quest'ordine di fronte a tutti quelli che lavorano in nero, che collaborano con alcune testate, che non scrivono, fanno articoli, non hanno nessun tipo di contratto. Non riesco a capire cosa fa il dottor Giuseppe Soluri in merito a questa cosa, che passa come sempre inosservata. E poi si preoccupano se sono io giornalista o non sono io. Ma che cavolo te ne fai del tesserino quando sei venduto al sistema? Ma che te ne fai del tesserino quando non sei in grado di parlare, di dire nulla? Ma che te ne fai del tesserino quando non riesci a raccontare la verità e non fai nessun tipo di inchiesta? Hai paura della... Guarda un po' i giornalisti, tranne sempre quei 20 in Calabria, non riescono a fare indagine sulla 'ndrangheta, non riescono a fare indagine sulla cattiva politica, non riescono a fare nessun tipo di inchiesta. Che fanno? Copia e incolla. Agenzia ANSA, AGI e DN Cronos prendono, copia e incolla e non fanno nessun tipo di commento, di inchiesta. Il giornalista, tranne sempre quei 20, non fanno nessun tipo di commenti e sono e si chiamano giornalisti. Oh, il tesserino, il tesserino, e cosa fai? Non hai reddito, non lavori, non fai nulla. E quindi no, ma noi siamo abilitati a parlare, quelli che non hanno il tesserino non sono abilitati a parlare. Sì, quelli che hanno il tesserino sono abilitati a parlare, ad uscire alla lingua e leccarla ed essere sistemati dalla politica. Chi non ha il tesserino fa il giornalismo. Lino Polimeni, che è la trasmissione più seguita della Calabria, il giornale è la pagina più seguita della Calabria, quello più riconosciuto, è riconosciuta l'informazione attraverso quello che dico io, che noi abbiamo il patentino di articolo 21, anche quelli che hanno il tesserino, che se lo conservano nel portafoglio, che gli viene regalato molto spesso. E tutto questo è perché noi siamo abilitati a parlare. Per dire che cosa? E dove lavorate? Ma avete un reddito? Lavorate? Fate il vostro mestiere? E come lo fate il vostro mestiere? Se avete il coraggio, mettete il nome e il cognome e poi vi racconteremo come sono entrati alcuni alla regione, alla provincia, nei comuni, come sono entrati nell'ambito sanitario. Ecco, questi sguatteri della politica, alcuni che veramente ti vergogni anche a guardarli per come sono, continuano a parlare di Lino Polimeni. Sono talmente invidiosi. Ci sono giornalisti che hanno il sangue alla testa per Lino Polimeni, perché è l'unico che sta lavorando, è l'unico che racconta, insieme a parte quei 20 giornalisti che io stimo, è l'unico che racconta e che è sempre in onda. Sono 30 anni che sopporto queste cose, sono 30 anni che dico queste cose e voi continuate a ripetere, siete invidiosi. Ricordate che l'invidia è una malattia. Se state male, siete invidiosi, non vivete, state male, non campate, vi svegliate col pensiero di Lino Polimeni. Non avete altri pensieri? Certo, pensate chi lavora, chi sta dalla mattina alla sera sotto l'acqua e il vento, come in questo momento io, non tanto per darvi l'idea dove siamo, sta piovendo, no? Vedete che piove, il tempo è cattivo, noi siamo qui a raccontare, a parlare. E qual è l'unico pensiero per i giornalisti calabresi? Lino Polimeni.
Lino Pol... Oh, hanno il tormento, sono ossessionati dal mio nome e cognome. Non hanno altri pensieri e parlano solo di me. Perché? Perché sono l'unico che sta facendo informazione in Calabria insieme ad altri 20, non di più, che poi faremo un elenco di questi 20. Quindi stanno soffrendo e non riescono a vivere. Hanno, cioè proprio si tirano la testa contro il muro pensando a Lino Polivene. Non hanno altri pensieri. Ma è possibile mai? E così funziona? Ma non avete cosa fare, dove andare, capisco che c'è il Covid, però basta. Basta tormentarvi dal lavoro che faccio e da quello che dico. Continuo a fare il mio lavoro, sono quello più apprezzato in Italia e all'estero, continuo ad avere le più grandi aziende della Calabria, i numeri parlano chiari. Nella storia degli ultimi 20 anni in Calabria il programma più sponsorizzato, più seguito della Calabria è quello di Lino Polimeni. Ho le aziende più importanti, coloro che pagano puntualmente e che abbiamo il sold out delle aziende. Ci sarà un motivo che questo Polimeni è seguito e che tutti vogliono sponsorizzarlo? Ci sarà un motivo perché ci invita a Giletti? Ci sarà un motivo perché noi continuiamo ad avere riscontri? E gente che ci commenta. E che cavolo, si chiama quella che non conoscete voi, meritocrazia, la bravura. Io non ho leccato il sedere a nessuno, tutti i giorni mi sono costruito passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino, tutto quello che ho fatto. Non devo dire grazie a nessuno, grazie alle mie capacità, alla mia forza, alla mia libertà. La libertà è un prezzo molto alto da pagare, quello che molti non conoscono. Libertà, libertà.